Buongiorno amici di Motori Online, oggi il vostro Lorenzo Bellini al Volvo Studio di Milano e siamo qui per toccare con mano per la prima volta la nuova 100% elettrica del marchio scandinavo. Sto parlando naturalmente della nuova Volvo X30. Ed eccola qui, si tratta di fatto della Volvo più compatta mai prodotta dal marchio svedese. La sua lunghezza di 423 cm la rende naturalmente particolarmente adatta per la circolazione cittadina, così come la sua motorizzazione 100% elettrica. Nonostante il fatto sia un'auto completamente nuova, vediamo comunque diversi elementi della tradizione di Volvo sin dal frontale. Come possiamo vedere, qua abbiamo il logo classico con la barra obliqua, abbiamo il martello di Thor, ovvero lo speciale design dei fari, dei gruppi ottici, che comunque viene riproposto seppur in chiave moderna. Abbiamo comunque, nonostante la griglia completamente chiusa, delle prese d'aria, perché la gestione dei flussi d'aria ai fini aerodinamici rimane comunque molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia di un'auto elettrica di questo tipo. Il cofano e le linee generali, lo vediamo qua lateralmente, sono comunque piuttosto nette. È un design che lo stesso richiama lo stile di Volvo, quindi non è particolarmente strano rispetto alla produzione del marchio, soprattutto se passiamo alla parte posteriore, dove i gruppi ottici con la loro parte verticale ci ricordano anche diverse produzioni passate della casa. Tutto ovviamente è stato concepito per essere all'insegna della massima aerodinamicità e anche dell'ecosostenibilità. Infatti anche la carrozzeria esterna è stata caratterizzata da un processo di produzione che ha puntato ad eliminare quanto più possibile gli elementi di scarto che naturalmente arrivano durante la produzione. Questo vale sia per gli esterni che per gli interni, anche se per gli interni bisogna fare un discorso a parte, lo faremo tra poco. Prima però di arrivare appunto agli interni, due parole sulla motorizzazione. La Volvo X30 si distinguerà in particolare per la batteria. Infatti avremo una batteria a litio e ferro fosfato più economica associata al motore singolo, che sarà quella che naturalmente dovrebbe mantenere il prezzo più abbordabile, mentre poi abbiamo una batteria al nickel cobalto manganese che sarà più potente, avrà più autonomia e potrà essere anche associata al doppio motore. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria al nickel cobalto manganese con motore singolo sarà quella che garantirà più percorrenza, fino a 480 km. La stessa batteria invece con il doppio motore potrà avere le migliori prestazioni. Volvo parla addirittura delle prestazioni migliori per un'auto di sua produzione. Lo 0-100, secondo quanto dichiarato dalla casa, dovrebbe essere completabile intorno ai 3,6 secondi, quindi assolutamente una prestazione notevole. Chiudiamo il discorso del motore con la ricarica, che naturalmente è uno degli elementi più importanti per quanto riguarda le auto elettriche. Secondo quanto riferito, la batteria al nickel cobalto manganese può sopportare ricariche fino a 153 kWh di potenza e completare il ciclo di ricarica dal 10 all'80% in 26 minuti. Avviciniamoci, perché adesso è arrivato il momento di vedere com'è questa X30 all'interno. Come possiamo vedere, un design molto semplice, molto pulito. Praticamente tutti i comandi sono affidati al sistema di infotainment centrale verticale, molto grande, con software basato su Google. Comunque c'è Apple CarPlay anche in modalità wireless, e comunque le mappe, le app sono tutte basate sul sistema Android. Di conseguenza, volendo, per chi usa Waze, tanto per fare un esempio, è possibile scaricare il software e installarlo direttamente sulla macchina. Questa Volvo X30 si distingue per quattro diversi allestimenti, tutti e quattro tra l'altro realizzati con materiali riciclabili.
Abbiamo questo che vedete, grigio, e l'allestimento Mist, molto morbido, molto chiaro, con delle decorazioni anche sui pannelli molto chiari. Il fatto di aver eliminato praticamente i bottoni rende agibile una lunga serie di posti in cui si possono appoggiare oggetti, appoggiare giornali per il passeggero, cose di questo genere. Dicevamo, c'è stato un grande utilizzo di materiali riciclati, sia anche per l'esterno, perché parliamo di 25% di alluminio riciclato, 17% acciaio riciclato e 17% plastica riciclata. Tornando però agli interni, ci sono quattro diversi allestimenti: questo Mist, il Pine, il Breeze e il Denim Deco, che pensate è ricavato dai rimasugli di tessuto denim, insomma è fatto letteralmente di jeans e infatti ha una colorazione tendente al blu, davvero molto interessante. Bello anche il volante, anche questo molto pulito, con dei pulsanti virtuali al tatto, quindi non c'è un vero e proprio pulsante da schiacciare. Ma io tra l'altro adesso mi avvicinerei qua, perché una delle cose che mi ha colpito di più è questo. Voi direte, è solo la plancia? No, non è solo la plancia, perché per alleggerire il sistema, per evitare di mettere le casse audio per il sistema hi-fi sulle portiere, è stata utilizzata solo un'unica grande soundbar personalizzata e comunque prodotta dalla Harman Kardon, quindi comunque di grande effetto, di grande qualità. Sono numerose le soluzioni intelligenti che sono state utilizzate su questa macchina. Qua vediamo un attimo i sedili posteriori. Per esempio, il tunnel centrale, che grazie alla natura del motore elettrico non ha bisogno di far passare il sistema di trazione, il sistema del cambio, può essere molto personalizzato. Vediamo qua il pozzetto, il poggiabraccio, con un pozzetto estraibile da questa parte, un ulteriore vano portaoggetti apribile dove poter posizionare tutti gli oggetti più preziosi, tenerli nascosti. E tra l'altro qua avrà posto la piastra per la ricarica a induzione del cellulare. E anche qui c'è un'altra zona, un altro pozzetto svuota tasche, quindi diciamo di posti per poter viaggiare comodamente senza avere niente in tasca che dia fastidio, ce ne sono quanti ne volete. Insomma, sembra davvero un'auto diversa dal solito, molto interessante e con degli interni attenti all'ambiente e di qualità. Naturalmente, personalmente non vedo l'ora di poterla provare in un futuro test drive. Questa tra l'altro non sarà l'unica carrozzeria a disposizione della Volvo X30. Infatti la casa ha già annunciato che nel corso del 2024 arriverà anche la versione che adesso vedete in queste immagini come prototipo, ovvero la Volvo EX30 Cross Country, con più altezza da terra, più capacità di carico e naturalmente più capacità di affrontare l'off-road. Chiudiamo con il prezzo, perché la versione di ingresso di questa Volvo EX30 è in vendita a partire da 35.900 euro. E con questo dal Volvo Studio abbiamo finito. Che cosa ne pensate di questa nuova 100% elettrica del marchio Volvo? Aspetto tutti i vostri commenti qui sotto, sui nostri canali social e naturalmente sulle pagine di motoronline.com. Per quel che riguarda me, l'appuntamento. E alla prossima anteprima!